La talpa ha già una conduttrice? Si mormora che Maria De Filippi abbia già fatto la sua scelta. E se fosse Belén Rodríguez, la talpa tornerà nei palinsesti Mediaset dopo lunghi anni di assenza dai nostri piccoli schermi. Il ritorno dell'amatissimo reality game è stato annunciato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi e attualmente fervono i preparativi per la realizzazione dello show che, questa volta, sarà affidato alle sapienti mani della Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. Sul web, intanto, è partito il toto nomi volto a individuare chi sarà la conduttrice del programma. Tra le molte papabili, sembra che un profilo stia interessando in modo particolare la De Filippi. Chi troveremo, dunque, al timone della nuova edizione della Talpa? Legge anche, Belén Rodríguez incinta di Stefano De Martino, terzo figlio in arrivo? Certo che mi piacerebbe, la Talpa, chi sarà la conduttrice? Inizia il toto nome, Belén, Tatangelo, Stefania Orlando e Silvia Toffanin. La Talpa tornerà in onda su Mediaset nel 2023, come da annuncio dello stesso Pier Silvio Berlusconi. È ancora troppo presto per immaginare chi potranno essere i concorrenti dell'amatissimo reality game ma, allo stesso tempo, sul web si comincia già a parlare di Ida Platano o Gemma Galgani nel cast. Mentre i rumor si impazzano, anche la conduzione è un grande mistero. Tra i profili considerati più papabili, finora si leggono quelli di Belén Rodríguez, Stefania Orlando e Silvia Toffanin. In queste ore, però, si mormora che Maria De Filippi, a cui è stato affidato il programma in veste di produttrice, avrebbe già scelto chi sarà al timone dello show. Ecco la scelta di Maria De Filippi. La Talpa tornerà in onda su Mediaset nel 2023, come da annuncio dello stesso Pier Silvio Berlusconi. Chi sarà la conduttrice dell'amatissimo reality game che manca da tempo in onda sui nostri piccoli schermi? Inizialmente Maria De Filippi avrebbe puntato gli occhi su Kenny Aman. Si mormora, però, che il popolare attore di origini turche abbia rifiutato la proposta, non soddisfatto dal cachet messo in campo per lui. Non si sarebbe trattato, comunque, di una vera e propria conduzione, ma l'interprete avrebbe svolto il ruolo di inviato della trasmissione. Oggi sembra che la De Filippi abbia scelto di ripiegare su Stefano De Martino in sostituzione di Yaman, mentre al timone del programma avrebbe individuato niente meno che Belén Rodríguez. I due, tornati insieme da qualche mese, diventerebbero così una coppia perfetta anche in TV. La showgirl argentina sarebbe entusiasta dell'incarico, mentre il suo compagno avrebbe lasciato la proposta per il momento ancora in sospeso. Se dovesse rifiutare, al suo posto potremmo vedere l'ex presentatore di Temptation Island Filippo Visciglia. Come andrà a finire? Non mancheremo di aggiornarvi non appena dovessero sopraggiungere informazioni ufficiali in merito all'affare La Talpa. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.